Ciao Manu! Ciao! Stasera abbiamo assistito a diverse coreografie, però ce n'è una in particolare che mi ha colpito, di danza moderna. Vuoi commentarcela? La danza moderna esce fuori dagli schemi che è la danza classica. La danza classica rimane sempre qualcosa di tecnico e quindi devi essere legato a un canovaccio in un certo senso, anche se io l'adoro perché prendo spunto sempre dalla danza classica per poi andare oltre. Per quanto riguarda quella di moderno, il moderno io amo Martha Graham come tecnica, è una tecnica dove c'è la contrazione e il rilassamento muscolare, quindi partendo da questa cosa che è, diciamo, la spinta vitale di ogni uomo, quindi il muscolo che si contrae e poi si rilassa, queste linee così sinuose, plastiche, fanno sì che, accompagnato da musiche di pianisti contemporanei, ormai abbiamo tanti, Einaudi, Allevi, cioè Vinci Guerra, non si può non cadere nel fascino di quello che è il moderno, cioè il moderno è eleganza, spazio, sobrietà, linea, forma, e quindi quale miglior mezzo il nostro corpo per esprimere tutte queste, questo corpo che si muove nello spazio, una sorta di liberazione, cioè nel senso che per me che faccio questo lavoro ci sono molte notti insonne e quindi i pensieri prendono forma. Per addormentarmi metto la mia cuffietta, la musica, a me piace molto la musica eseguita al pianoforte e quindi di là incomincio a sognare, a vagare e non penso ad altro, poi mi ritrovo la mattina ancora con la cuffietta. E così nasce l'ispirazione. E così sì, nasce l'ispirazione. Mi auguro, insomma, sia piaciuto, perché a me piace proprio il senso estetico del corpo, altrimenti non farei questo lavoro. Il corpo in qualsiasi forma, non ci sono delle linee ben precise. Va bene, ti ringrazio, Maria. Grazie a te. Yeah. Yeah.